stato un poeta che, di quelli che muoiono giovani, diciamo così, però avevo l'impressione di esserlo, e quindi negli Orsi di Seppia c'è un po' anche l'anticipazione di quello che verrà dopo, diciamo così. Se uno volesse leggere soltanto uno, potrebbe leggere Gli Orsi di Seppia, anche perché è più facile, dopo tutto, oggi specialmente è diventato facile. Nel 1925 non era affatto facile, il professor Galletti trovò che era una cosa assurda, una pazzia, dico, invece non era affatto assurdo, altri poeti molti più difficili erano nati 30, 40, 50 anni prima di me, ma erano nati fuori d'Italia, così diciamo, questa non è colpa mia, dico, non è colpa neanche dell'Italia, dico, è colpa non so di che cosa, dico. Quindi l'Orsi di Seppia per un'iniziazione, per un primo assaggio così, sono il libro che purtroppo è fondamentale, diciamo così, ma credo dopo di aver fatto altri passi. Insomma. Ecco, è stato detto che gli Orsi di Seppia sono una risposta a uno dei più importanti libri di poesia di D'Annunzio, L'Alcione. L'Alcione era stato pubblicato nel 1903, quindi poco più di 20 anni prima degli Orsi di Seppia, e senza dubbio aveva avuto una grande importanza come lettura per Montale. La natura rappresentata nell'Alcione è anch'essa una natura prevalentemente marina. Il paesaggio che domina è un paesaggio di costa e di mare. Però com'è questa natura? Questa natura è vista nel suo aspetto splendido, nel suo aspetto lussureggiante. È una natura molto diversa da quella di Montale. È una natura fuori dalla storia e innalzata attraverso il ricorso al mito classico. L'esperienza che il poeta vive a contatto di questo paesaggio marino è un'esperienza presentata come esperienza sovrumana e perfino divina. Quello che conta in D'Annunzio non è la conoscenza che il poeta raggiunge, quello che conta è la possibilità che il soggetto poetico, distrugga, sciolga la propria identità individuale, che è vissuta come un limite, come una mancanza, e acquisisca l'identità universale del paesaggio e della natura. In particolare gli Orsi di Seppia sono un resoconto di estati marine e quindi si rifanno direttamente all'Alcione, che era un diario di un'estate marina. Il protagonista degli Orsi di Seppia è il mare, che rappresenta la felicità dell'essere contrapposta alla terra. Il sistema di simboli degli Orsi di Seppia vede la terra contrapposta al mare. Se il mare è la felicità, è la natura, è l'infanzia, la terra invece è la maturità, è il luogo del sacrificio, è il luogo della privazione. Però sulla terra possono avvenire anche miracoli, e infatti si possono dare degli incontri, delle epifanie miracolosi, che per un attimo rivelano una salvezza possibile anche sulla terra, che invece è il luogo della privazione. Questo attraversamento di D'Annunzio è anche un superamento di D'Annunzio, perché Montale riprende alcuni temi d'annunziani, ma lo scopo di Montale è quello, come dice lui, di torcere il collo all'eloquenza, quindi quello di distruggere la retorica d'annunziana, l'eloquenza d'annunziana.